Eccola, questa è la City di Mosca, la materializzazione in vetro acciaio di un potere finanziario che ora il mondo per vendetta rifiuta e cerca di indebolire. Non semplice, ma non impossibile. Prima mossa. Fuori la Russia dallo SWIFT, il solare Putin e i suoi avventurieri creatori di profitto, gli oligarchi, dal circuito internazionale bancario nel quale bisogna stare se si vuole vendere e comprare in modo certo e garantito. Se no, ti rifiutano il bonifico, così è chiaro. Banche russe nel mirino, ma impatto forse limitato perché Mosca, uno, dispone di gente abile con l'informatica, piattaforme di incasso alternative anche se interne, ha poi la sponda della grande muraglia cinese. 2. I ricchi veri in Russia usano le stesse banche dei ricchi universali, amano il denaro e non si fanno mancare le griff anche nella finanza. 3. SWIFT bifronte, quindi Mosca non pagherebbe le sue importazioni. Boomerang. Ci sono a rischio fatturati anche di aziende sue fornitrici, piccole e medie europee, italiane comprese, così come ci sono banche esposte. D'altra parte, i danni collaterali sono inevitabili, è l'economia globale. L'impegno è controllarne i costi, cinico ma realista. La grande arma di ritorsione finanziaria sembra un'altra, il congelamento delle riserve della Banca Centrale Russa. Valgono 630 miliardi di dollari, la metà però è parcheggiata, investita in istituti di credito americani, inglesi, francesi e tedeschi. Anzi, c'è voce insistente che il vero tesoro sia depositato alla Bundesbank. Tolte le tubature e quanto ci scorre, la Russia è un paese povero, armato ma povero. È diventato ricco con quanto gli ha reso il gas, però non sul suo mercato, ma sui nostri. La Banca Centrale di Putin, che alzato i tassi di riferimento al 20% per prevenire svalutazione e inflazione, non può operare sui mercati occidentali, non può vendere oro o valute straniere, quindi è oggettivo chiedersi come possa pagare quegli interessi e sostenere il suo cambio. Glieli presta la Cina forse, ma la valigetta della finanza russa è bloccata ora con codici occidentali. Il rublo è crollato, la gente fa la fila ai bancomat, non può ricevere valuta che non sia rublo, quindi preleva in prospettiva moneta straccia. Si narra di oligarchi ora in cerca di riparo nei soliti paradisi fiscali. Impossibile l'atterraggio dei jet, cieli chiusi per tutte e tutti, voli commerciali o privati. Però ci sono gli yacht, il denaro non ha mai reali confini, come i debiti. Quindi S come SWIFT, ma anche S come swap, baratto, contratti finanziari per scambiarli e negoziarli. La Russia è un paese che di debiti ne ha fatti una valanga e li ha dispersi per il mondo. Ne faceva parte, anche se la sua guerra canaglia contro l'Ucraina è iniziata 8 anni fa. Se ne parla ora con timore perché un eventuale default, cioè l'impossibilità di restituire interessi o capitali di questi prestiti, farebbe male, malissimo a tutti. Ma come si è capito, c'è da saldare prima un debito più alto, con diritto, storia e libertà.